Bellissime donzelle di qualsiasi età, benvenuto nel mio angolo, quattro chiacchiere col tacco più spesa. Oggi è sabato 8 luglio e fa caldo perché la Luisa è distrutta nel divano, non ce la fa più, si sta rotolando, distrutta con Babbo, i poverini insieme, che si stanno annoiando col caldo, ma se ne inizia a fare qualche video tra poco, dopo con la fornace non faranno più niente. Beh, intanto devo finire il mio ovviamente, prima di tutto. Allora, comunque per iniziare, cioè cos'è, Babbo avviatore, stai già incominciando, sì? Si vede, sta muovendo solo le zampine, poverina distrutta. Allora, fa caldo, come vi ho detto, questa settimana, oggi è proprio una bella giornata calda, calda, quelle che mi piacciono a me, quelle che ti dicono cosa faccio oggi, boh. E niente, ringrazio tutti quanti per i commenti, per i like, condividete, iscrivetevi e soprattutto sono molto contento del video che ha fatto Luisa, che ha avuto un discreto di successo, dai, almeno qualcuno la segue ed è giusto che chi segue sia anche premiato, ok? E poi cosa posso dire? Avreste notato tutti quanti che ho incominciato quasi tutti i giorni a fare video su Facebook. Adesso lo farò solo quando faccio il primo turno, perché il secondo è impossibile, che lavoro, non posso farli. Comunque mi è venuta voglia di fare, tanto se stai 5 minuti e dire 4 cavolate, insomma, per ridere un po'. Sì, però se devi tirarlo, devi tirarlo in piedi, tirarlo così vai storto. Poi ho un round, come sai, a baseball. Sta male, poverino, sta male. Ha vomitato, sì? Poverino, ha preso un colpo di caldo. E niente. Quindi, cosa faremo di bello oggi? Perché domenica abbiamo fatto una tournée forza dei video. E oggi cosa facciamo? Ah, stamattina ho già fatto il pasto della pizza e l'ho messa dentro il microonde, ragazzi. Non so cosa dire. Ecco, ho fatto il doppio di tutto, quindi è una bomba, ma sta crescendo, tra poco verrà fuori, dirà che ha sete, perché ha la febbre, perché è scotta che mai, poverina. Però sembra un blob, quindi è pericoloso, speriamo che sia combustibile. E poi cosa ho fatto? Sono andato a fare la spesa, alle 8 subito lì in negozio, ho preso una marea di pane, perché così quella del pane mi ha guardato in una strada e mi ha detto: oh, io faccio la scorta di tutta la settimana, non sto lì tutti i giorni a prendere il pane, tanto lo metto in freezer ed è buono. E poi oggi vediamo se riesco a andare, devo andare a Brescia a vedere se ritirare questa benedetta macchina che ormai ci ha fatto combattere, perché neanche più il padre di Luisa sa cosa può avere, perché il computer dà quegli errori della bobina, ma ha cambiato bobina, candele e tutto, ma lo dà ancora. Ma secondo me a sto punto il mio umile parere è la centralina che dà problemi. Comunque suo padre dice di no, speriamo. Comunque l'unico sistema è che la vado a prendere perché la macchina mi serve, altrimenti Luisa diventa matta, girare tutto il giorno in macchina, prendere me, andare al lavoro è un casino. E l'unico, dico, sistema è quello che si dovrà rompere. Quando si romperà vedremo cos'ha, perché adesso va, non va. E come voi, vi è mai capitato quando portate gli elettrodomestici o no, avete qualche guasto, magari arriva a casa il tecnico e va bene. Cioè, una roba del genere. Ma con male che l'hanno provata una settimana e hanno notato che ogni tanto fa quel problema lì. Più che altro quel problema lì crea che da 3 cilindri ne va due solo e strattona e rischi che si resta a piedi e purtroppo resteremo a piedi. Così non si riesce a trovare il problema. Vabbè, insomma, dopo, ecco, come ho detto ieri nel live su Facebook, c'è la notte bianca a Rovato, bellissimo, ci saranno diverse orchestre sparse per tutto il centro storico, bancarelle, tutto quanto, ci sarà anche l'Avis, cioè che avranno le volontarie e le zanzare che vanno in giro a ritirare il sangue, vero Luisa? Quindi ci sarà anche l'Avis di sicuro, è passato qualcuno invece di noi. Mini fa la guardia, beh guardate, io non so, ma gli animali sono forti, Un giorno stava dormendo, sembrava morta, morta fuori dal caldo, la mattina presto. L'ho svegliata, mi è venuta vicino con due occhietti e non capiva niente, perché di solito quando gli do il biscotto lo prende subito, è lì che mi guardava, come dire, ma cosa vuoi, non rompermi, puntini, puntini, sto bene così. E
E una volta, dopo 2 o 3 minuti, si è svegliata, ha preso il biscotto e mi ha fatto, come dire, ti faccio sto piacere. Ho detto, mamma mia, che carattere, ragazzi, questi animali. Sono forti, se senti questa è lei che... Oh, deve essere un cane dei Highlander perché avrà più di 14 anni, non so quanti anni ha, ma è vivace, specialmente con i nostri amici che ci portano la pubblicità. Alcuni rinunciano a entrare e la lasciano fuori la pubblicità, quindi colpisce sempre ogni tanto. Poi, no, ma il bello di questo cane è che abbaia solo gli estranei, questa è l'intelligenza rispetto ad altri cani che non ti faccio nomi. Comunque, va bene, insomma, qua stiamo divagando. E domani faremo una bella cosa, anche se Luisa oggi ha un mal di testa terribile, speriamo che riesca e gli passa qualcosina. Domani andremo a Bergamo a vedere il negozio di Scrap Mary, lo apre domani alle 10, non so dove, che paese è di Bergamo, comunque andiamo là e vediamo, tanto per una passeggiata. Poi, cosa posso dire? Basta. Ah, il bimby lo sto usando, come ho detto ieri ho fatto il risotto alla parmigiana perché non aveva messo ancora altre ricette Luisa, quindi il libro base c'era solo quel risotto lì, ma adesso ne ha messe 1000... Oh no, aspetta, 1200. 1200 ne ha messa adesso di un colpo sole, di un colpo solo, scusate. E quindi oggi, come vi ho detto, stamattina ho fatto l'impasto della pizza, l'altro giorno ho fatto la carbonara ed è venuta fuori benissimo, ma i risotti sono proprio corposi, mai sentito una roba così veramente. Non, beh, logico, mescola continuamente, non è che uno sta lì 15 minuti col cucchiaio in mano mescolare, comunque tutto ok, dai, si può dire che questa se, se, e ci stiamo avvicinando alle ferie, dai, ce ne vuole un po', comunque ancora 3 settimane credo e basta, mi sembra. Beh, dovrò anche andare a vedere qualche pagliaccio in giro prima o poi, vero Luisa? Ne voglio it. Ah, voi It, sì, insomma, se da bambina vedeva It gli piace. Cioè, ormai girano tanti pagliacci al mondo, quindi uno più di meno. Vabbè, insomma. Ok, dai, andiamo avanti perché sennò il video va troppo lungo. Allora, siccome ho preso anche ingredienti sia per fare il riso. Ah, e ovviamente vi ho promesso che farò la ricetta della pasta di riso. No, cos'è? No, è pasta, come si dice? Insalata di Insalata, riso. scusate, caldo. Insalata di riso. E poi ho preso anche varie cose per fare la pizza. Allora, ho preso sto chilo di würste perché serve sempre 2,29 euro, serve sempre. Io vado a MD, purtroppo è già finita la campagna di Nostri Smile. Scusate perché ha battuto la testa il povero mio angioletto. Perché non è capace di tirare, ecco qua è arrivato, sta vomitando tutto oggi, poi adesso glielo rilancio, vediamo se arriva, ecco, mi è arrivata. Poi ho preso una cassetta, scusate perché devo andare fuori cammino, me la sono dimenticata qua, Siamo lì di papà, te la lanciamo. eh sì, perché ho intenzione di... ho preso un po' di frutta per mettere a pezzettini in freezer, quindi quando ho tempo farò anche il gelato. Quindi ho preso una cassetta di pesche gialle ed era in offerta a 99 centesimi al chilo, sono 3 kg e ho pagato... no, questo ho sbagliato, comunque vediamo, pesche ho preso 2,38 euro. Poi ho preso quel solito, vabbè, vi faccio vedere, ma lo sapete. Ecco qua, 6 bottiglie di nettare di pesca che viene 1,29 euro all'una. Ok, ecco qua. Poi latte. Ecco, ho preso sto latte qua, questo Luisa non usarlo perché lo usiamo per ultimo. Questo per fare, perché di solito per fare il gelato ci vuole anche latte intero, non quello parzialmente scremato, latte intero. E viene 0,69, cioè costa leggermente in più, ma non tanto di più. Poi ho preso il tonno per fare l'insalata di riso, dove che l'ho messo? Ecco qua, 4 confezioni di tonno da 104 grammi sgocciolato, 1,19 euro,
te leggo i prezzi perché non è che sono un computer che mi ricorda tutto in memoria. Il frizzantino, 1,99 euro, un litro e mezzo, buonissimo questo qua, tanto per quello che beviamo noi, ci dura una settimana, due bottiglie, ho preso due bottiglie. E Gorgo, ecco, ho preso tre confezioni di Gorgo, 1,99 euro, perché ci faccio anche la pizza col Gorgo, quindi ne ho preso un po' di più. Poi cotto viene 1,29 euro, guarda, l'ho messo qua, queste vaschette da 120 grammi, ecco qua. Poi ho preso il salame campagnolo, non so, salame campagnolo, vabbè, 1,19 euro, scusate, quello qua. Ho preso due confezioni da sempre 120 grammi, poi ho preso lo speck, un euro, questo costa poi più 1,89 euro, per questo ci faccio la pizza speck e Gorgo e giuro che è buonissimo. Poi ho preso un pacchetto di farina 00, sempre la Cabianca 0,35, vedete, ecco, perché se è proprio per disgrazia può sempre servire un po' di farina. Uova, sempre da Cabianca, perché loro hanno i loro fornitori, di ogni catena il suo fornitore, uova 1,09, quella sono 10 uova, sì, scusate, ero verso, 10 uova, ok. Poi, ho preso la carta igienica, 1,99 euro, 3 veli, 8 rotoli, veli 1,99 euro, non so perché mettono sempre 1,99 euro, insomma, vabbè, per far credere che costa meno. Pasta, questo ho preso per la pizza, un chilo di, viene 3,99 euro, ok, ecco qua. Poi il grana, la solita punta di grana, 2,99 euro, l'ho grattugiato, però questa volta ho leggermente sbagliato, l'ho ingrumato troppo, devo andare con la velocità inferiore rispetto al caffè, quindi vabbè, si sbaglia, si impara. 2,99 euro, però è buono lo stesso anche se si è impalinato un po'. Mais, ho preso 0,59, solito scatole per fare le salate di riso. Poi i piselli, 0,55, ecco qua, piselli. Poi ho preso la spugna fissaggio extra forte per Luisa, 0,99, anche per il problema che si è rotto un yogurt e quindi ho sporcato mezza spesa. Olive nere, 1,09 euro, ecco, non vanno mai da male in casa queste. Poi mozzarella, 4 mozzarella, 1,99 euro, sono di 4 x 210 grammi, no, scusate, 4 x 125 grammi di mezzo chilo, insomma, di mozzarella. Poi vediamo che prendo insalata, questa qua si chiama insalatina, lattughino, sono 1,09 euro, 125 grammi, vedete, ok. Olive normali, quelle snocciolate, perché ho sbagliato, ho preso un'offerta, quelle con l'osso, è un casino sempre a sbucciarle, quindi 0,99, forse preferisco questo, costa un po' di più, ma lo faccio prima. Yogurt assassini da banana, ne ho presi 5, di cui uno ho appena mangiato perché si era rotto, 22 centesimi. Ho preso le banane per sempre per il discorso lì, ho preso un chilo, vengono 1,29 euro al chilo, non era in offerta, 2,04 euro banane. Quindi faccio anche quel lavoro lì. Ho preso anche lievito di birra per le prossime pizze, 0,22, e non trovo più il coso, vedevo dove ho finito questo qua perché era in offerta sto barattolino. Lattughino di snocciolate, pesca, ecco qua, questo è in offerta, è un mega barattolo di sardine, filetti dell'Adriatico, e viene 6,99 euro, 7 euro, però ce ne sono 380 grammi, quindi
con l'olio 720, quindi costa un po', ma almeno vado avanti. Anche questo faccio la pizza con perché fa, lui già fa diversi tipi di pizza insieme, quindi insomma, ecco, tutto qua, credo che abbia detto tutto. Ah, il pane, ho preso le solite 35 pezzi da 35 centesimi all'uno, sono le rosette soffiate, basta, credo aver finito. Adesso metto via la presa, altrimenti mi va la male, camminerà sola tra poco. E quindi vi saluto, quindi dovete, se volete che continui, vi piace il mio angolo, condividete, mettete like, commentate, soprattutto come fate domande. E non so se Luisa è prima o poi l'attenzione di fare un video sulle domande, come si chiamano quei video lì, Luisa? Ask. Ask, un video Ask, sai, così ci facciamo conoscere bene anche noi, se sempre si interessa. Però più avanti, non so quando, farò un altro di quei video lì, vero? Quelli con il premio, ma più avanti, perché insomma, ma è brava, veramente brava Luisa, anche se è un'artista cara, vabbè, dai. Vabbè, perché ha già puntato con il negozio di mamma di Clay, giusto? Sono altre venute altre opere nuove da fare, no? Altre nuove tecniche, no? Oh, delle belle polverine colorate. E sono rosse, vero? Sono rossi, galleggiano tutte, vero, le poverine, eh? Ok. Quindi vi saluto, statemi bene, alla prossima. Ciao a tutte, bellissime donzelle e donzelli, eh.